Twitter è un esperimento sociale. O se preferisci, è un'università dello studio della società e dei comportamenti. Buongiorno, un buon caffè. Già, perché non può essere banalmente un social. Quello che trovi su Twitter, uno ci trova quello che in qualche modo si è creato, e questo dice molto negativo su il mio Twitter. Non so come sono finito dentro quel buco nero di Twitter, ma è una esagerazione di posizioni ideologiche. Quale che sia la matrice, sono tutti estremamente convinti che quello che dicono e asseriscono sia vero per priorità, per presunzione, per non so come dire, sia vero, punto. Ed è interessante quello che ne consegue, una lettura dalla realtà a partire da quelle lenti, per cui tutto cade sotto quelle categorie, tutto cade sotto quell'interpretazione, e ogni cosa è giusta o sbagliata quanto più corrisponde a quei KPIs, a quegli indicatori che mi sono dato, che derivano dalla mia ideologia, dalla mia pretesa di realtà, dalla mia pretesa di verità. Così i commenti sono astiosi, crudi, violenti, perché si tratta di affermare con la violenza, anche contraddicendo se stessi, che quello che io penso è vero, e tu, per il solo fatto che pensi qualcosa di diverso, devi essere distrutto, annientato, perché propaghi il male, dato che il mio vero, ovviamente, è anche bene e bello. Leggere i commenti e riuscire a rimanere indenni da questi senza voler intervenire è un esperimento interessante per capire realmente a che degenerazione può portare l'ideologia quando diventa totalmente vita, impregna la vita a tal punto da diventare metro di giudizio per qualunque cosa, un rischio che dobbiamo cercare di evitare in tutti i modi possibili e immaginabili. Buongiorno e buon caffè.